Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare del Guardiano, la prima tuta astrale che potremo utilizzare all'interno di Anthem. Innanzitutto premetto che queste sono informazioni che comunque vengono rilasciate molto in anticipo rispetto all'uscita del gioco e che quindi, dato che questo è ancora in fase di sviluppo, potrebbero variare. Queste però sono state rilasciate ufficialmente dal sito EA e quindi sono completamente affidabili. Innanzitutto, come sappiamo, nel mondo di Anthem noi siamo degli specialisti e possiamo utilizzare diversi tipi di tute astrali, ognuna incentrata su un certo aspetto di combattimento. Per quanto riguarda il Guardiano, che come già detto è lo strale iniziale che andremo ad utilizzare all'interno del gioco, il suo punto forte è quello della versatilità. È una tuta quindi molto equilibrata, che ci è molto utile all'inizio del gioco per imparare ad utilizzare le abilità delle nostre tute, ma che anche a livelli avanzati potrà essere veramente molto utile. Il Guardiano ha infatti un ampio repertorio di armi e abilità adatte a tutti gli utilizzi. E adesso andremo a vederne alcune. Alcune di queste le avevamo già viste anche nei gameplay che sono stati rilasciati da EA stessa. Come per esempio la batteria di missili multibersaglio. Questi sono dei micromissili guidati di estrema precisione, molto comodi per eliminare tanti bersagli di piccolo taglio, come abbiamo appunto visto nel primo gameplay. Dopodiché abbiamo la mazza energetica, essenzialmente una mazza elettrificata che ci aiuterà notevolmente nei combattimenti da mischia. Un'abilità invece molto utile se giochiamo in squadra è il punto di adunata, che è essenzialmente una zona di recupero velocizzato all'interno del quale le abilità dei nostri compagni si ricaricheranno molto più velocemente. L'ultima abilità che è stata dichiarata ufficialmente sono le granate. È stato detto che queste ovviamente possono essere utilizzate come delle semplici granate, quindi per causare danni ingenti dalle distanze, ma che durante il corso del gioco potremo sbloccarne di diversi tipi, come per esempio la granata congelante, che appunto congela il nemico ed è molto utile, come abbiamo visto nei gameplay, per scatenare combo devastanti, e la granata a ricerca. Quindi ragazzi, questo era tutto quello che finora sappiamo sul Guardiano, il primo strale che potremo utilizzare all'interno di Anthem. Mi raccomando, nei prossimi giorni non perdetevi i video sulle altre tute. E io direi che se il video vi è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo, ditelo a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la tradissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione e anche dal bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! E io sono Gaul, per la tua